Luciana Littizzetto alla trasmissione radiofonica La Bomba del 21 gennaio 2023 in onda su Radio DJ ha fatto una lunga riflessione sul caso della docente colpita da alcuni studenti con la pistola ad aria compressa in una scuola di Rovigo lo scorso ottobre. Il video era stato fatto con l'intenzione di farlo diventare virale sui social, ma ascoltiamo l'intervento in radio dell'attrice e comica Luciana Littizzetto. Boh, non so, certo il gesto che è stato fatto è stato assurdo e violento, però insomma questa gestione non so se è stata utile o non utile. Io penso che comunque questa situazione mi ha fatto riflettere su quanto siano cambiati i tempi in parte da quando insegnavo io. E durante questi 9 anni di insegnamento, che quasi in tantissimi nelle scuole, in una scuola della periferia di Torino, nessuno mi ha mai sparato. Però certo. È vero che c'erano delle classi che erano particolarmente turbolente, tiravano sì. Gessetti, però non ho mai pensato di convocare, denunciare, scrivere ai giornali, cioè era una faccenda mia, personale, della scuola, e mi chiedevo: o io imparo a gestire le classi difficili con le mie forze, o è meglio che cambi mestiere. Quando entri in classe sei tu e loro, e se tu sei debole, loro ci marciano tantissimo, non serve a nulla mandarli dal preside, convocare i genitori, denunciare, i ragazzi fiutano la debolezza, no? Non esiste una classe ingovernabile. Esistono dei professori molto bravi con i quali i ragazzi stabiliscono una relazione, e altri con cui non ci riescono. E non è solo colpa dei ragazzi, è anche proprio colpa del professore, cioè è l'empatia, no? Sì, è quel qualcosa che ti fa intuire, che fa intuire proprio ai ragazzi che in qualche modo li ami, altrimenti non saresti lì, che ti piace essere lì con loro, che ti interessa veramente quello che pensano, le loro paure, i loro sogni. Se riesci a creare questa sensazione, non ti sparano con la pistola d'aria compressa. Sì, certo. Però non credo che abbiano sparato tutti i professori, hanno sparato ad una sola professoressa, che poveretta, anche lei avrà le sue grandissime difficoltà. Ma questo ci deve far riflettere, perché sì, probabilmente non è riuscita ad entrare in sintonia con i ragazzi, scatenando questa aggressività veramente fuori luogo, pazzesca, ma assolutamente da punire, ci mancherebbe. Però non è una cosa che non succedeva anni fa, certo, magari anni fa non ti sparavano con la pistola, però è sempre successa. Sì. La riflessione non è stata accolta benissimo sul web, dove tantissime sono state le risposte da parte sia dei docenti che dei lettori, ma anche dello stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha affermato: «Quando uno studente spara ad un insegnante, non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto, sempre e comunque». Alcuni docenti hanno dichiarato: «Trovo veramente superficiale il commento di Luciana Littizzetto e mi chiedo come mai si debbano leggere certe sparate, distinguere i professori tra deboli e non deboli, che profonda analisi». E ancora interviene un'altra professoressa: «Manca il rispetto verso gli insegnanti e l'insegnamento, il denigrare continuamente i docenti e il loro operato, anche e soprattutto tramite quel meraviglioso canale in cui passano le voci delle comare o delle galline che fanno a pezzi le persone senza pietà». La vicenda continua a creare dibattito. Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento al video.